Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori di Rossini TV, benvenuti anche questa sera ad una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute, qui dalla struttura di Fisioradia Vismara di Pesaro. Siamo nello studio del dottor Sebastiano Calpona, che è un medico specialista in oncologia, ma soprattutto per quello che riguarda le correlazioni dell'osso con l'oncologia. Questo è il suo studio, abbiamo detto, qui ci vedete al computer perché siamo dove è collocata la cosiddetta MOC. Quindi l'apparecchio che serve proprio per misurare la densitometria dell'osso. Parleremo di osteoporosi perché l'osteoporosi, come ci dirà direttamente il dottor Calpona, riguarda tantissime persone in Italia, tantissime persone nel mondo, anche perché fortunatamente l'età media sta aumentando. Eccoci quindi con il dottor Sebastiano Calpona, che salutiamo. Benvenuto a questo appuntamento con Fisioradi su Rossini TV, dottore. Grazie mille, grazie a voi per l'invito, grazie naturalmente per la disponibilità del vostro tempo. Grazie. Dottore, allora parliamo di un medico chirurgo, come tutti sono gli specialisti ovviamente che sono qui a Fisioradi, specializzato in oncologia. Questa parola che comunque desta sempre timore in chi l'ascolta, no? Il medico che comunque è specializzato in oncologia tratta determinati tipi di patologie. Però dobbiamo dire che il percorso è molto diverso rispetto a qualche anno fa. Oggi l'oncologia in generale è una malattia dalla quale si guarisce. Beh, direi di sì, sicuramente l'approccio, i risultati che oggi abbiamo in termini di aumento della sopravvivenza, soprattutto di guarigione, sono completamente diversi rispetto a quelli che ho imparato a conoscere io all'inizio del mio percorso, ormai più di 20 anni. Sicuramente abbiamo tutta una serie di farmaci innumerevoli che possono permettere, che aumentano la sopravvivenza dei pazienti oncologici, che sono in grado anche di salvare la vita rispetto a quello che invece succedeva qualche decennio fa. Naturalmente tutto questo è sempre da contestualizzare relativamente a quella che è la patologia, la sede, lo stadio della malattia. Certo, non a caso. Lei è specialista appunto dell'osso. C'è correlazione in realtà fra l'essere specialisti dell'osso e comunque la materia oncologia, ed è una correlazione molto spesso legata a quelli che poi sono gli effetti delle terapie. Assolutamente sì, grazie per la domanda, per la puntualizzazione assolutamente precisa. Quando io ho cominciato a muovere i primi passi in oncologia, la salute dell'osso in termini assoluti non era così attenzionata per una serie di ragioni. Prima di tutto perché purtroppo i pazienti oncologici avevano chance di vita diverse rispetto a quelle che abbiamo adesso. Oggi, come dicevamo, abbiamo avuto dei passi avanti, soprattutto nella durata di vita dei pazienti che hanno problematiche oncologiche, grazie all'utilizzo dei farmaci. Farmaci stessi, ad esempio, che hanno o per i quali noi abbiamo imparato a conoscere alcuni effetti collaterali, tra i quali naturalmente un danneggiamento della struttura, dell'integrità, appunto della salute dell'osso. Non solo nelle patologie avanzate, ma anche nelle patologie in cui questi farmaci si utilizzano nella fase adiuvante, quindi post-intervento. Sono tutti quei trattamenti necessari atti all'aumento della probabilità di sopravvivenza. E li abbiamo scoperti nel corso degli anni. All'inizio, i primi passi mossi della mia oncologia, alla fine degli anni del 1900, forse secolo, millennio scorso, non c'erano farmaci come adesso. Penso agli inibitori dell'aromatasi, quindi tutta una classe di farmaci che noi oggi utilizziamo nella fase adiuvante, soprattutto nelle patologie mammarie, che vengono utilizzati per anni e che purtroppo abbiamo scoperto nel corso del tempo, oltre ad avere degli effetti eccezionali sull'aumento della sopravvivenza, sulla diminuzione delle ricadute della malattia, avere effetti collaterali però sulla salute dell'osso. Oppure mi vengono in mente tutti i farmaci che vengono utilizzati nei pazienti, negli uomini,
affetti da neoplasia prostatica che o in forma adiuvante o in forma di trattamento per il contenimento della malattia metastatica determinano delle alterazioni sulla produzione ormonale che inevitabilmente impattano sull'osso, quindi sulla salute dell'osso. Dottore, una delle definizioni che in assoluto viene più utilizzata anche al di fuori della medicina è sempre quella che dice prevenire meglio che curare. Chiaramente in quello che riguarda le patologie oncologiche la prevenzione è fondamentale perché sappiamo che stili di vita, tutta una serie di situazioni possono sicuramente aiutare a prevenire le patologie oncologiche, ma questo avviene anche a livello proprio delle ossa. Quindi con una prevenzione corretta effettivamente il nostro apparato scheletrico, le nostre ossa sicuramente risponderanno meglio nel corso della vita. Assolutamente sì, la sua domanda e affermazione è assolutamente pertinente. La parola d'ordine per un oncologo è la prevenzione. Noi salviamo le persone soprattutto con la prevenzione primaria, quindi l'atteggiamento del corretto stile di vita, di quelli che sono gli atteggiamenti quotidiani che possono partire dall'alimentazione, fondano le basi della prevenzione e permettono una riduzione del rischio tipo importantissimo. Naturalmente prevenire una patologia oncologica significa anche non dover utilizzare determinati farmaci che poi essi stessi possono essere causa di danno osseo, quindi di osteoporosi secondaria. La prevenzione, al di là naturalmente di quello che è il campo oncologico, anche nel quotidiano, per intenderci, ci permette di mantenere di avere un osso assolutamente sano. Ed è una prevenzione che bisogna attuare, direi, da subito, dall'inizio, come stile di vita, come elemento culturale. Io come oncologo ce l'ho nel sangue la prevenzione, ma vorrei che fosse, come dire, di dominio pubblico. La prevenzione negli adolescenti, una corretta alimentazione, un corretto stile di vita con l'eliminazione dei fattori di rischio, dell'alcol e del fumo, l'attività fisica, questi sono, se parliamo di salute dell'osso, i principali costituenti basilari di quello che è la salute dell'osso stesso, che poi noi andremo a costruire nel corso degli anni, nel corso del tempo. La prevenzione per un oncologo è come, no, vincere la Coppa del Mondo per un calciatore, quello a cui tutti ambiamo. Magari non riusciremo, ci accontenteremo anche magari di una Coppa dei Campioni piuttosto che di uno scudetto, ma l'importante è la sensibilizzazione, un approccio culturale che sicuramente lo specialista è in grado di effettuare, ma vorrei, mi piacerebbe che fosse anche di dominio dei medici di base, una grossa sensibilizzazione sul territorio, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo strutture di secondo, di terzo livello, ma la gran parte dell'attività la fa il territorio stesso, i medici di base per intenderci. Purtroppo quello che noi vediamo è che per tutta una serie di ragioni, probabilmente temporali, probabilmente economiche, probabilmente anche di disponibilità di professionisti, alcuni aspetti della prevenzione, oggi parliamo di salute dell'osso, vengono un po' messi da parte. E questo in una generazione, soprattutto con una vita media sempre più lunga, una vita media che oggi, nonostante il Covid, nella donna raggiunge e sfiora gli 85 anni, è enormemente cresciuta rispetto al ventennio precedente. Quindi non parliamo del dopoguerra, parliamo di 20 anni fa, quindi un tempo relativamente recente. È un altro elemento da considerare che la vita media della donna è sì di 85 anni, ma anche la vita media dell'uomo è cresciuta molto e forse ciò che un tempo veniva non considerato come elemento di rischio per l'uomo, cioè la prevenzione, la salute dell'osso dell'uomo, oggi purtroppo la dobbiamo riscoprire, perché il calo della produzione androgenica è un fattore di rischio nella prevenzione stessa dell'uomo. Questo lo dico perché notoriamente quando si parla di salute dell'osso, quando si parla di patologia dell'osso, quindi osteoporosi, si tende a identificare un setting di persone, di popolazione solamente di donne. In realtà questo non è
non è la verità. In Italia si stima che oggi 5 milioni di persone soffrano di osteoporosi, quindi osteoporosi è la patologia dell'osso per intenderci. Ecco, definiamola molto velocemente proprio perché è utile anche sapere cos'è l'osteoporosi. L'osteoporosi è una perdita della massa ossea, della quantità di calcio che costituisce l'osso al di sotto di valori che sono definiti naturalmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che identifichiamo, conosciamo con quel valore noto che è il T-score al di sotto di meno 2.5. Ecco, di questi 5 milioni di pazienti osteoporotici, 1,5 milioni sono uomini, quindi è un dato veramente molto molto importante. E se parliamo di prevenzione, la possibilità, come dire, di diminuire la probabilità del rischio di avere un'osteoporosi si trasforma in una diminuzione del rischio della frattura, che è l'elemento più traumatico, peggiore, al quale una persona può andare incontro. Parliamo naturalmente di fratture spontanee, quindi parliamo di fratture vertebrali, parliamo di fratture femorali, eventi che inevitabilmente alterano la qualità di vita del paziente, incidono negativamente su quello che è l'asset sociale e anche naturalmente da un punto di vista economico, perché oggi in Italia si stima che circa 9 miliardi di euro vengano investiti per la cura della osteoporosi, quindi dei problemi per l'osteoporosi, e fra 10 anni forse supereremo abbondantemente l'1% del PIL, quindi della risorsa interna lorda dell'Italia. Dottor Calpona, grazie. Quindi la parola d'ordine è prevenzione, 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 anche per un futuro migliore per tutti noi da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista sociale. Grazie davvero per questa intervista e buona serata a lei, dottore. Grazie a voi, grazie a tutti per l'attenzione.